Ciao a tutti ragazzi, sono Ben dello staff di Ultimate Team FIFA Italia e sono qui con la player review con il video speciale dedicato a Mahrez, Riyad Mahrez Tots, giocatore algerino dell'Leicester City, miglior giocatore della stagione 2015-2016 di Barclays Premier League, un giocatore di cui abbiamo parlato tanto, soprattutto sul nostro gruppo, sulla nostra pagina, perché l'abbiamo seguito fin dall'inizio, fin da FIFA 15, quindi ci sentiamo, mi sento molto coinvolto. In questo video, in questa review, purtroppo non sono stato il primo a portarla in Italia per questione di crediti perché costa veramente troppo. Alla fine, grazie a Santo Stefano, grazie a Stefano che ci ha prestato questo account con, avete visto, una squadra semplicemente incredibile. E abbiamo avuto modo di portarvi questo video tanto aspettato. Ho deciso anche questa volta di parlare meno di numeri e più di uomini, diciamo così. È più che altro di soldi, di crediti. Allora, Mahrez Tots, le caratteristiche sono quelle che vedete sulla carta, ragazzi. Ha tutto sopra il 91 nelle statistiche più importanti per un'ala, cioè velocità, tiro, passaggio e dribbling, 80 di fisico addirittura, solo 45 di difesa, che però è anche lì un valore in veritiero. Però di cosa volevo parlarvi? Al momento per PlayStation costa 712.000 crediti, al momento. Un prezzo esorbitante, pauroso, sconfinato, soprattutto per i prezzi che ci sono adesso. Considerate che Lionel Messi oro 94 di overall costa 480.000 crediti in questo momento, dati aggiornati FootPin. Mi chiedo, ne vale veramente la pena? Anzi, voi poteste chiedervi, ne vale veramente la pena spendere 700.000 crediti per Mahrez? E io vi rispondo, no, non vale la pena. Ma non in generale, sapete che io sono contro lo spendere così tanti crediti per un giocatore singolo, però credo che non valga 700.000 crediti. Non è un giocatore che vi fa vincere le partite, è un giocatore eccezionale, è un giocatore che ha una velocità incredibile, 91 di accelerazione, 93 di velocità scatto, ha un'agilità pazzesca, 99, d'altronde 99 di agilità, grandissimo equilibrio, 92. Buon tiro a giro, un buonissimo tiro a giro, una grande visione, soprattutto nei passaggi, 98 di visione, 96 di passaggi corti, 80 di passaggi lunghi, appunto effetto abbiamo detto 97, però se andate a vedere l'ultima review che abbiamo fatto su una versione di Mahrez, la review della versione FIFA e non della versione Hero che non abbiamo provato, sono esattamente gli stessi pro, e Mahrez Tots condivide con Mahrez FIFA, gli stessi contro, ovvero la finalizzazione che purtroppo è una cosa assolutamente negativa. Purtroppo sbaglia spesso davanti alla porta, prende tantissimi pali, i tiri da fuori prendono tutti lo specchio della porta, però quasi sempre il portiere li para e quasi sempre finiscono sulla traversa o sul palo. Quindi ha le stesse esatte caratteristiche della sua versione FIFA, quindi non oso immaginare di quella Hero che al momento costa 200.000 crediti. Quindi un giocatore che sì, è fantastico, sì, è fenomenale, è meraviglioso, è divertentissimo da utilizzare. Lo dite a me che lo utilizzo da quando è oro raro, da quando è argento raro, però non ne vale la pena seriamente. E, tra l'altro credo che questo prezzo spropositato, che vale anche per Vardy e vale anche per Kanté e vale anche per Drinkwater, se vogliamo dircela tutta, sia dopato dal eccessivo hype che ha creato attorno a sé la favola meravigliosa dell'Leicester City, una favola che ha coinvolto tutto il mondo, in particolare ha coinvolto l'Inghilterra, perché in Inghilterra, diciamoci la verità, appena tutti i tifosi de delle squadre varie hanno capito che la lotta era a due fra Leicester e Tottenham, hanno tutti cominciato a tifare Leicester, compresi quelli insomma, soprattutto quelli che hanno l'antipatia del Tottenham, e sono tanti, e in Italia soprattutto per il fatto di Ranieri, per il fatto dei sogni di Facebook, di condividere, di raggiungere mi piace, anche se poi in Italia la maggior parte tifano squadre che rappresentano l'esatto contrario di quello che rappresenta Leicester, quindi la coerenza è pari a zero, ma sappiamo che in Italia potrebbero anche tranquillamente scrivere sulla Costituzione che la caratteristica principale dell'abitante italiano è l'essere incoerente. Quindi, comunque, lasciando stare questa digressione, credo che questo prezzo sia dopato da questa situazione qui. E di conseguenza non scenderà mai, o se scenderà arriverà massimo a 600.000 crediti e, ripeto, non ne vale la pena.
A questo punto, se veramente volete provare Manetz, cosa che comunque io vi consiglio a prescindere, vi consiglio anche di provare la sua versione oro raro, di provare la sua versione TIFF, quella 81, che è comunque fortissima e ha le stesse caratteristiche della versione TOTS, io vi consiglio comunque di provarlo, di acquistare queste versioni. Al massimo volete spendere 200.000 crediti, compratevi quello Hero, ma comunque vi consiglio la versione 82 che costa al momento 100.000 per PlayStation 4. Detto questo, il video sta quasi per finire. Come vedete, ho approfondito pochissimo le statistiche perché, tra l'altro, le potete tranquillamente trovare anche sul database EA, su Footed, su Footbin, su Footwiz, su Foot, quello che volete. Potete andarvi a leggere lì. E poi, diciamo, c'è poco da dire su questo giocatore, sulle statistiche di questo giocatore comunque straordinario. Tra l'altro, mi ha fatto pure pochi gol, ma ha creato molte più occasioni, quindi è molto più bravo a creare occasioni. Ecco, questa è l'ultima cosa che volevo dirvi. Ricapitolando i pro e contro, abbiamo velocità, agilità, dribbling, tiro a giro, equilibrio, contro, finalizzazione. Giudizio finale 9. Il video finisce qua, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un like e passate dai nostri social.